si è svolto presso la sala consiliare del Comune di Benevento un importante convegno tecnico dedicato alla presentazione e discussione del Vademecum, regolazione ARERA, nel settore dei rifiuti urbani, contratti di servizio. Guida alla lettura e all'applicazione della delibera 385 del 2023. L'evento, il primo in Italia sul tema, ha visto la partecipazione di numerosi tecnici, esperti del settore e istituzioni locali. L'incontro ha avuto l'obiettivo di fornire strumenti operativi e chiarimenti sull'applicazione della delibera ARERA, con particolare attenzione alla regolamentazione dei contratti di servizio per una gestione più efficiente e trasparente del settore rifiuti. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Benevento e dell'amministratore unico di Asia Benevento, è intervenuto il vicepresidente di Assoambiente, Ferdinando Di Mezza, che ha sottolineato come il contratto tipo è stato un primo, grande passo in avanti a cui si spera si affianchi quanto prima anche il bando tipo, perché questi strumenti, insieme, possono davvero far decollare la regolazione. A seguire si è tenuto un partecipato tavolo tecnico. La dottoressa Samantha Meli di Utilitalia ha presentato una guida alla lettura e all'applicazione della delibera. L'avvocato Luca Tosto di Assoambiente si è soffermato su tre aspetti principali: l'obbligo di adeguamento e la scadenza del termine di trasmissione, il principio dell'eterointegrazione nel diritto regolatorio e il principio dell'eterointegrazione all'interno del tema del corrispettivo dei gestori. Infine, l'intervento dell'ingegnere Francesco Iacotucci dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani per chiarire alcuni aspetti e entrare nel dettaglio del Vademecum relativamente agli adempimenti degli enti territoriali, il piano economico di affidamento e il contratto di servizio. Da tutti gli interventi è emerso con chiarezza che lavorare sui temi in modo comune può garantire maggiore stabilità e crescita al settore. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto per promuovere una maggiore efficienza organizzativa e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, ponendo le basi per una gestione più uniforme e coordinata del sistema rifiuti a livello nazionale.